Se stai avendo difficoltà riguardo al nuovo aggiornamento su Windows Update, la versione Windows 11 24 H2, come puoi vedere, questo è l'errore dell'aggiornamento, quindi bisogna sempre riprovare e riprovare. Quindi vi esce l'errore 0x800, 8000 e poi il 5 alla fine, quindi l'errore è questo qua. Quindi, per risolvere così il problema riguardo a questa versione del 24 H2, assicuriamoci prima di controllare la nostra connessione internet assicurarci che la nostra connessione internet sia stabile perché così facendo poi gli aggiornamenti non uh, si scaricano quindi devi anche capire se la connessione uh, va bene quindi vai su impostazioni rete e internet impostazioni di rete avanzate puoi semplicemente ripristinare così la tua rete ovviamente se usi una connessione rete wifi devi poi aggiungere di nuovo una password della tua connessione quindi ripristino della rete il pc verrà riavviato ripristine così la tua connessione internet una volta fatto puoi semplicemente usare un cavo ethernet che è molto meglio della wifi quindi uso sempre un cavo ethernet per non avere problemi di download quindi altre opzioni scheda modifica protocollo internet versione 4 tcp ipv4 Uso sempre un indirizzo DNS automaticamente, se invece vuoi usare degli indirizzi, quindi se vuoi usare un indirizzo server DNS alternativo e preferito, puoi usare quello del Cloudflare che, che è 111 e poi qua sotto 1001 e fai ok. E abbiamo aggiunto così un DNS alternativo e facciamo ok. Quindi eseguiamo lo strumento di risoluzione dei problemi di Windows Update, vai direttamente su risoluzioni problemi, altri strumenti di risoluzione problemi ed eccolo qua Windows Update. Facciamo così una diagnostica così a Windows Update per capire quali sono i suoi problemi. Ed eccolo qua. Risolvi i problemi relativi a Windows Update. Non riesco a scaricare, installare o disinstallare l'aggiornamento. O installato l'aggiornamento e l'aggiornamento ha causato un problema. Quindi uno di questi due è il problema. Clicchiamo sul primo. Ed eccolo qua. La diagnostica automatica verificherà la presenza di Windows Update, quindi tenderà... Ok, eventualmente... È possibile seguire la diagnostica automatica di Windows Update? Facciamo sì. Per maggiori informazioni puoi semplicemente andare sulla pagina del supporto di risoluzione dei problemi e qua sotto poi vi diranno tutti i passaggi da fare per risolvere il problema su Windows Update. Mentre fa così la diagnostica, andiamo un attimo nella cartella di Windows, questo PC, disco locale C, vai su Windows, scendi fino a giù fino a trovare la cartella che si chiama software distribution download ed ecco qua il download tu puoi semplicemente cancellare la cartella download quindi cancelli tutti questi file e riscarica di nuovo gli aggiornamenti su windows update facciamo continuo Non riesco. Ok va bene. È possibile. Okay, Verifica la presenza di errori di Windows Update. Verificata la presenza di errori di Windows Update. Mi dispiace. Non sono riuscita a eseguire. La diagnostica di Windows Update. Vabbè. Ah io posso, posso anche chiudere questo supporto. Una volta fatto. Vi ho lasciato in descrizione. Così questo comando da inserire sul cmd. Facciamo copia. Vai a scrivere qua sopra cmd. Prompt le comandi, esegui come amministratore. Ctrl V. Ha restato così il servizio di Windows Update. Una volta fatto. Sempre su. In descrizione. Ti ho lasciato così quest'altro comando. Vai a fare copia. Chiudi qua la pagina. Quindi chiudi qua questo prompt dei comandi. Exit. CMD. Prompt dei comandi. Esegui come amministratore. Ed eccolo qua, facciamo CTRL V. Servizio Windows di server è stato e aspettiamo. Una volta fatto, schiaccia exit qua sopra, scrivi exit e fai invio. Ora andiamo su servizi. Scende fino a giù fino a trovare così il servizio di Windows Update e vediamo se questo servizio è arrestato. Stato del servizio in esecuzione. Puoi interrompere il servizio. Tipo di avvio metti automatico. Stato del servizio. Avvia. Ora il servizio di Windows Update è in esecuzione. Facciamo applica e facciamo ok. Ritorniamo così su Windows Update. Verifica disponibilità aggiornamenti e verifichiamo. E prova così a fare la verifica. Io l'aggiornamento lo tengo installato. L'ho installato proprio ieri perché ho scaricato Windows 11 mantenendo così tutti i file sul mio computer. Ho scaricato così crea il supporto di installazione per Windows 11. L'ho scaricato e l'ho installato. Se vuoi vedere la guida completa ed eccola qua. Te l'ho lasciata in descrizione. Dove vado a scaricare e installare così Windows 11, come puoi vedere, lo scarico e lo installo. Poi, una volta installato, ritorno su Windows, vado su Windows Update ed eccolo qua. Faccio così la verifica e mi appare l'aggiornamento della versione 11.24 H2. Quindi Windows 11.24 H2. L'ho installato senza nessun problema. Oppure semplicemente vai a copiare così questo codice, tra parentesi, vai copia, e lo vai a inserire direttamente sul catalogo di Windows Update. Ed eccolo qua: Windows 11 versione 24H2 per i sistemi basati su p 64 E questo è l'aggiornamento. Da scaricare e installare, vai su scaricamento. Questo, se lo vuoi fare manualmente, i due file.msu ed eccoli qua. Installi così questi aggiornamenti manualmente. Io non li posso installare perché già tengo installato questo aggiornamento, quindi sicuramente mi dirà errore. Quindi, per altri problemi ancora, ti consiglio di guardare la guida proprio all'installare da capo Windows 11 mantenendo così tutti i file e poi fare la, fare la verifica su Windows Update e sicuramente ti uscirà la nuova versione di Windows 11 24 H2. Come ho detto per altri problemi commenta sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!